Amici di Jutlandia, ben trovati. Avete visto che Buddha gigantesco? Iniziamo oggi il secondo capitolo delle visite di Matteo in Asia a Yangon, la grande Yangon. Nel video precedente vi ho portato a visitare il centro città, la downtown, con i suoi edifici coloniali, il mercato Scott ed altre aree lungo il fiume Yangon. In questo video andremo a visitare altri monumenti della città più o meno noti. Cominciamo da questo grande Buddha di cui avevo sentito parlare. Siamo nella parte nord-est della città. Ci siamo insomma allontanati un po' dalla downtown. Sono arrivato qua dal mio hotel con un taxi con poco più di 1,50 euro. Cominciamo le nostre visite. Ed eccomi al cospetto del grande Buddha di Yangon. È un Buddha sdraiato che misura più di 60 metri di lunghezza, guardate. E guardate lassù la sua corona tempestata di diamanti e pietre preziose. Potete donare degli incensi e chiedere la vostra grazia o accendere una candela. E questi sono i piedi. E ammiriamolo anche da dietro, questo grande Buddha di Yangon. E proprio vicino ai piedi del grande Buddha c'è questo piccolo tempietto dedicato a quest'uomo di nome Matai, un uomo saggio e pio che sembra abbia il potere di fermare la pioggia e assicurare un buon viaggio ai naviganti. E in questi affreschi si racconta invece la storia del principe Siddhartha Gautama, della sua vita precedente l'illuminazione, prima che diventasse Buddha. Questo tempio prende il nome di Chautaji. Bene, carissimi amici di Jutlandia, dopo il grande Buddha di Yangon continuiamo la nostra giornata di visite molto tranquilla qui a Yangon. Vi porto a visitare, anzi sono già qui, sono arrivato con un taxi dal grande Buddha pagando 3.000 soldi locali, quindi sono 1,60 euro, 1,70 euro per una corsa. I taxi sono molto comodi qua e economici, direi, quindi utilizzatevi per spostarvi in città, perché a parte delle circolari, dei bus che servono la downtown, non ci sono metropolitane o trenini vari. E dove sono? Sono in un bel laghetto artificiale che crearono gli inglesi come riserva idrica, e faremo una passeggiata in questo laghetto insieme, in questo bel parco, per rilassarci un po'. Eccoci al laghetto con le palmette, gli uccellini che cantano, molto rilassante. Se volete prendervi una pausa qui durante la vostra giornata di visite, come vi dicevo, questo è un bacino artificiale voluto dagli inglesi. È un bel polmone verde qui nella città un po' caotica e trafficata, ma guardate cosa c'è qua, guardate. Wow, ma non emozionatevi più di tanto, perché niente di antico qua. Quello che vedete non è altro che la riproduzione in cemento di una chiatta reale birmana. Guardate, ve lo faccio vedere adesso anche da un'altra prospettiva. Questo è l'ingresso ed è anche una cosa abbastanza turistica. È aperto
tutti i giorni dalle 11 del mattino alle 3 del pomeriggio. Questo è l'ingresso, perché qui potete venire a fare un pranzo a buffet con spettacolino teatrale, folclorico, musicale, insomma avete capito, quelle cose un po' turistiche. Ecco ancora il palazzo, la barchetta, forma di barchetta reale, da cui si vede forse meglio, ecco la chiatta birmana. E qua c'è questo bellissimo lago con questa vegetazione. Un bel posto per prendervi un'oretta, due di pausa, fare una camminata. Vi ricordo peraltro che c'è un ingresso da pagare, sono 300 soldoni locali, una sciocchezza a persona, più 500 soldoni per l'utilizzo di una videocamera. Questo palazzotto rosso che fronteggia l'ingresso della barchetta reale non è altro che uno shopping center dove si vendono ovviamente dei souvenir. È incredibile ma vero, ho trovato anche un caffè, un espressino super, tazza lavazza, e vi dico che è veramente buono. Ora me lo gusto qua guardando il mio parchetto. Buonissimo. Ve l'ho già detto, è una delle poche cose che mi manca dell'Italia. Qui addirittura ci sono dei recinti dove c'è una pecorella anche un po' agitata e irritata, forse vorrebbe essere altrove. Là ci sono dei pony, qui c'è una simpatica capretta, anzi tre, qui due vitellini, qua ci sono dei pavoni, due coniglietti e un pollaio. E guardate laggiù in lontananza la Svegadon Pagoda, la pagoda simbolo della città che andremo a visitare più tardi in questo video. Carissimi amici, è ora di riprendere il cammino per proseguire le nostre visite a Yangon. Guardate che bei viali alberati. Adesso vi porto nella zona ovest della città a vedere un'altra cosa maestosa. Ok, right to Pagodas, no? Arrivati a destinazione, cosa ci sarà qua? Ovviamente è un luogo sacro, il cui nome è Kodaiji. E questo è il motivo per cui sono arrivato fin qua. Un altro Buddha gigante, ma questa volta è seduto e non sdraiato. Guardate che meraviglia, sembra che questo Buddha abbia più di 100 anni. La sua costruzione iniziò nei primi anni del 1900. Oggi il Buddha è contenuto in questa struttura che lo copre, ma in origine era scoperto, come vedete da questa foto di repertorio, e fiancheggia una pagoda a 9 piani che dà il nome a questo luogo. Questo è il padiglione visto dall'esterno che custodisce il Buddha, e a fianco vedete la pagodina a 9 piani che dà il nome all'area, al tempio. E ovviamente, proprio per non farci mancare niente, qui dentro il tempio c'è anche un autolavaggio. Vi fanno anche un cambio olio se ne avete bisogno mentre visitate e ammirate il grande Buddha. Altro taxi, altra corsa. Adesso vi porto a vedere un'altra cosina. A proposito di taxi, sto utilizzando molto volentieri un'applicazione che vi consiglio di utilizzare qui in Asia. Si chiama Grab, è come Uber. Voi la installate, prende la posizione, chiamate il taxi dicendogli già dove volete andare, vi dicono già il prezzo. Una corsa in taxi in città da un punto all'altro, coprendo una distanza di 2, 3, 4 chilometri, varia dai 2.000 ai 3.000 soldi birmani, quindi
siamo rientrati nella downtown, perché voglio portarvi a visitare una cosetta. Siamo quasi arrivati. Traffico. Ma guardate che meraviglia dove vi ha portato Matteo in Asia. La stazione centrale di Yangon, anche questo un po' fatiscente, ad oggi è comunque la stazione più importante del Myanmar. Il Myanmar ha 5.000 km di strade ferrate, i treni sono un po' lenti, non è che hanno l'alta velocità, però è un mezzo di trasporto anche questo, utilizzato molto dai locali. Allora, questa non è la stazione originale, che fu costruita alla fine del 1800 dagli inglesi. Poi cosa accadde? Nel 1943 avanzarono i giapponesi qua, gli inglesi cominciarono la loro ritirata verso l'India e distrussero la vecchia stazione, probabilmente per bloccare un po' anche i giapponesi, rovinargli un po' i piani, chiudergli un mezzo di trasporto di fatto, e poi fu ricostruita, mi sembra, negli anni 50 del 1900. Ma so che c'è il progetto di spostarla, di fare una nuova stazione addirittura 30 km fuori dalla città. Staremo a vedere. Dicono che è tanto che se ne parla, ma andiamo a vedere i treni, che sono sempre belle, le stazioni. Questo è l'ingresso principale, le biglietterie, tutti in fila a fare i biglietti. Eccola, vediamo se mi fanno entrare, avvicinare per vedere un trenino. Sì, mi hanno fatto entrare qui nella sala d'attesa, guardate quanta gente. Come vi ho detto, sono principalmente locali birmani che utilizzano questo mezzo di trasporto, ma perché no, potete prenderlo anche voi, potrebbe essere una bella esperienza. Sapete ora dov'è la stazione centrale di Yangon, e qui oltre i cancelli, i trenini, non sono nemmeno così male. Guardate che bei vagoni verdi con le tendine, si intravedono delle poltrone, sembrano essere anche comodi. Ed eccoci nuovamente in Sule Road, dove c'è la pagoda. Questa è l'arteria principale della città, qui più avanti c'è la pagoda che vi ho fatto vedere nell'altro episodio dedicato alla città. Questo bel viale, questo albergo allo Shangri-La, ovviamente nel posto giusto. E continuiamo a fare due passi in downtown. Carissimi amici di Yutelandia, e finiamo alla grande questo secondo video dedicato a Yangon. Vi porto a vedere quello che è il monumento religioso più importante della città, straordinario. Andiamo a visitare la Shwedagon Pagoda, qui le pronunce sono tutto un programma. E adesso però, visto che vi ho parlato di un'applicazione Grab molto utilizzata, utilissima qui in Oriente, vi faccio vedere dal vivo come funziona, perché voglio raggiungere questa pagoda partendo dalla downtown. Sono proprio dietro lo Scott Market, utilizzando appunto questa applicazione. Andiamo insieme e vediamo come funziona dal vivo. Allora, carissimi, ora vi faccio vedere dal vivo come funziona questa utilissima applicazione, molto utilizzata qui in Oriente, perché mi sembra che è stata creata a Singapore, peraltro tutti la utilizzano qua. E ho appena preso un caffè qui da Santino, sono in una viuzzola interna dietro lo Scott Market, non lontano. Questa è l'applicazione, ovviamente voi la scaricate dal Play Store, Apple Store, poi vi registrate, insomma le solite cose. Allora, potete fare varie cose con Grab, non solo chiamare un taxi, ma anche fare dei pagamenti, consegna a domicilio di cibo, prenotare alberghi, noleggiare un'auto, insomma tante cose. Ma adesso io vado su Grab Taxi perché voglio un taxi. La prima cosa che fa, vedete, lui vi geolocalizza e vi fa vedere tutte queste macchinine, i taxi che ci sono qui nei dintorni.
e vi dice dove vi trovate, vedete sopra e sotto, dice I'm going to, e allora io metto, diciamo, richiamo la Shwedagon Pagoda, che si scrive SHW e da scusate, Shwedagon Pagoda, eccola qua, la selezioniamo e lui vi dice che vi costerà 2100 soldi birmani, qua vi fa vedere Grab Taxi, quindi book, ok, adesso lui ragiona, sta cercando un driver nelle vicinanze, eccolo qua, è anche molto vicino, Shan Kin si chiamerà, mi dà anche il numero della targa, ok, e mi dice che questo è il numero della targa che sta arrivando. Voi potete anche messaggiare o telefonarlo o telefonargli qualora ci siano dei problemi. Lui mi ha già scritto e mi dice ok, lui sta arrivando qui, ora vi fa vedere l'avanzamento, qua è il puntino dove mi trovo io e qui è la macchinina, in questo momento è fermo, sarà un attimo in un po' di traffico e niente, ora lo aspettiamo, vediamo quando arriva, che cosa succede. Voi dovete rimanere fermi, può essere lui non vi trova, non vi trovate, potete, come vi dicevo, chiamarvi, qua c'è il simbolo del telefono, oppure mandare dei messaggi. Lui mi ha scritto ok, scrivo ok anch'io. Ecco la mia risposta. Avete quindi, come vi dicevo, il nome del tassista con le recensioni, la stellina 4.8 e il numero di targa BB7351. Così fate anche presto a riconoscerlo. Allora, eccolo qua, BB7351, velocissimo, 3 minuti ed è già arrivato. Così funziona Grab, utile, comoda, veloce e così non dovete nemmeno stare a sbattervi a contrattare il prezzo. Ed eccoci a bordo del taxi diretti alla Pagoda Shwedagon. Avete visto com'è semplice nell'utilizzo, molto intuitiva, veloce, in città come queste dove i tassisti non utilizzano il tassametro, così avete la certezza del costo della corsa, potete scegliere, magari se fermate un tassista così sul pezzo vi chiede quei 1000-2000 soldoni in più, invece così è già tutto deciso a monte, potete pagare in cash oppure potete anche inserire un metodo di pagamento alternativo con carte o quanto altro, ma per i taxi va bene così, pagate in cash. Carissimi amici di Jutlandia, eccoci entrati alla Shwedagon Pagoda, uno dei luoghi più sacri, simbolo del Myanmar, antichissima e sembra che abbia custodito delle reliquie del Buddha molto importanti. 8 capelli del Buddha che il Buddha stesso donò e che qui vennero conservati. Shwedagon Pagoda, come cavolo si chiama, ora non mi ricordo, io non sciogli lingue, ma è certamente il monumento più importante della città e forse della Birmania. Sono emozionatissimo, il biglietto vi costerà 10.000 soldi locali, incluso salviettine umidificanti, una bottiglia d'acqua e anche una mascherina vi danno di questi tempi. Stiamo arrivando al sito sacro, dovete indossare ovviamente sia uomini che donne pantaloni lunghi, poi c'è un ascensore che vi porta fino al sito. Amici di Jutlandia, eccola qui dinanzi a voi, l'avrete vista in 1000 fotografie, arrivando a Yangon non potrete non notarla. Sono emozionato di trovarmi qui dinanzi a questa pagoda, a questo luogo sacro straordinario, ed è qua che chiuderò il mio personale percorso sul sentiero della santità che ho iniziato molti giorni fa in Myanmar. Ecco la maestosa, lucente, rivestita d'oro. Questo paese è straordinario.
Il sacro è ovunque, più di ogni altro paese qui del sud-est Asia. In molti sostengono che questa pagoda abbia 2500 anni e che sia stata costruita ancor prima della morte del Buddha, di Siddhartha Gautama. La leggenda vuole che due fratelli mercanti incontrarono personalmente Gautama Buddha, il quale gli donò 8 dei suoi capelli da conservare in Birmania. I due fratelli fecero questo lungo viaggio di pellegrinaggio fin qua, fin nell'attuale Yangon, e raggiunsero questa collinetta dove erano conservate altre 4 reliquie e qui vennero tumulati gli 8 capelli del Buddha. Come vi ho già detto, questa pagoda è il luogo più sacro per i birmani. Facciamo adesso una bellissima passeggiata intorno a questo monumento. Guardate come vengono lavati questi piccoli Buddha. Di tanto in tanto il suono di qualche gong o campana interrompe il silenzio sacro. Angoli di preghiera ovunque, dinanzi a immagini sacre, Buddha dorati, odore di incenso ovunque, candele che vengono accese ad ogni angolo. Eccola con il sole che le batte contro a quest'ora del pomeriggio. Questa è la visuale migliore, guardatela, ammiratela. Carissimi amici di Jutelandia, chiudo qua questo video, il secondo episodio dedicato alla città di Yangon, ma tanti altri video dedicati a questo straordinario paese che vi invito a visitare. Vi lascerà bocca aperta, non ci sono parole per descrivere la bellezza della Birmania. E quanto a noi, ci vediamo al prossimo video da Oriente. Mi raccomando, continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Jutelandia, visitate il mio blog jutelandia.it, un bel mi piace alla mia pagina Facebook Matteo in Asia, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.